Cari amici Napoli, condividete perché oggi prepariamo un piatto che è una bontà. Fate un bel mi piace perché oggi prepariamo un piatto della tradizione napoletana leggermente rivisitato. Per fare il nostro piatto abbiamo bisogno di 500 g di vongole, possibilmente fresche e veraci, 320 g di scialatielli al limone di Sorrento, un mazzetto di prezzemolo, un aglio ed olio quanto basta. Iniziamo con il mettere un filo d'olio, mi raccomando, a fiamma spenta. Poi sempre a fiamma spenta inseriamo l'aglio ed accendiamo poi il fuoco. Mi raccomando, l'aglio deve dorarsi, non si deve bruciare perché sennò vengono i bruciori di stomaco. Una volta che abbiamo tolto il nostro aglio, versiamo velocemente le vongole e chiudiamo. Facciamo stare a fiamma alta, ragazzi, le vongole si devono aprire. Le nostre vongole come si sono aperte? Ora le togliamo dalla padella e le riponiamo al contenitore. Ci mettiamo un coperchio sopra per non far disperdere l'aroma. Se lo preferite potete aggiungere al sugo delle vongole un po' di vino per insaporirlo di più. Ora mettiamo i nostri scialatielli nell'acqua bollente. La loro cottura dovrebbe essere di circa 15 minuti, ma noi le togliamo dal fuoco a 13. Facciamo saltare giusto 2 minuti in padella. Lo sapevate che quando sta per uscire la schiuma dalla pentola basta che mettete il mestolo sopra, così si abbassa? Una volta che la nostra pasta si è cotta, i nostri scialatielli al limone li mettiamo nella padella. Una volta che abbiamo messo i nostri scialatielli nella padella, aggiungiamo giusto 2 mestoli d'acqua di cottura e lasciamo saltare a fiamma alta. Se riuscite dovete fare in pratica un movimento così, vedete, in avanti. Dovete far saltare gli scialatielli. Perché questa cosa? Perché facendo questo movimento con la cottura in pratica si crea una cremina buonissima che dopo si mette sui nostri scialatielli. I nostri scialatielli sono pronti per essere messi nel piatto. Li prendiamo, vedete, guardate. Mettiamo poi le nostre vongole così, vedete? Per finire una spolverata di prezzemolo. Guardate che bello! Vi piace questo piatto? Scialatielli al limone con vongole. E ora è arrivato il momento dell'assaggio. E voi l'avete mai fatto?